Allora, intanto vi presento per chi non lo conoscesse in poche ormai, Alfio Patti, l'Aedo dell'Etna, un giornalista, pubblicista, laureato in pedagogia, ha operato come redattore nella redazione del quindicinale di informazione scolastica La Tecnica della Scuola, collabora con il quotidiano La Sicilia e dedica la sua vita a molteplici impegni di carattere artistico. Si occupa di lingua e poesia siciliana da oltre 30 anni, dal 2002 ha messo in pratica una sua particolare, originale idea di impegno artistico e culturale che consiste in conferenze e spettacolo, che hanno per protagonisti versi, musiche, canti e didascalie di motivi classici e moderni della Sicilia. Uno spettacolo, come dicevamo appunto, originale e singolare, visivo, fonico, gestuale, che lui stesso ha battezzato Alla Catalla. Lo spettacolo è intitolato come il gruppo di ricerca che lui stesso ha fondato e che ha riscosso un grandissimo successo in Sicilia, nel nord Italia e anche all'estero. Dal suo esordio appunto come Aedo dell'Etna in Cantastoria, avvenuto a Catania nell'ottobre del 2002, ha portato poi i suoi spettacoli alla Catalla, Friscanzana, Trispiti e Tavoli, in giro per teatri e piazze. Suoi nuovi spettacoli sono L'Ironico, La Giustizia e il Sonno e Trasciuri d'Aranci e Sfini Santi, che abbiamo avuto il piacere proprio di ospitare qui a Siracusa, in un incontro del centro due volte. Meraviglioso, divertentissimo, se avete la possibilità di andarlo a vedere, insomma, ad ascoltare, vi invito davvero a farlo anche in altri posti della Sicilia. Un percorso interamente dedicato alla storia della donna siciliana. Come dicevamo, poeta, cantautore, ha dato, a detta della critica ufficiale, un notevole contributo al rinnovamento della poesia e dialetto siciliano usato al pari delle altre lingue. È autore di diversi testi di poesia e narrativa, in cui la Sicilia e la lingua siciliana sono fra gli argomenti trattati e divulgati con grande passione e seria professionalità. E per il Centro Studi è un grande amico, è un artista, uno studioso prezioso. Alfio Patti, a te la parola. Ci vediamo da 27 anni. Chi si ricorda 27 anni fa? C'era magari, mi sa. Si parlava di poesia quando ho esordito. Io ho una cosa molto cara che collega Ignazio Bottitta, perché avevo 27 anni quando andai a casa sua ad Aspra e mi invitò a mangiare per pasta e ceci, si fece tardi, e disse: ah, è giovane, la sono ghiera. Su Caruso non se ne può dire a stare, poi lui io stesso, non avevo gli incinti. E esordì con Gandhi di Bejalava con una sua nota, perciò lui era più volte, c'era odore di candidatura al Nobel, si tentò tante volte di farlo. Voglio dire, quindi per me fu emozionante esordire con il mio Gandhi di Bejalava, lì capì che bisognava studiare lingua, filosofia, fotografia e tutto, e da allora, sono stati 33 anni, 85, non ho più smesso. E questa è la parentesi buttitiana, non lo fare perché è legato, che porta il suo nome. Noi abbiamo lavorato, come diceva il Presidente, prima sulla poesia, l'abbiamo setacciato, l'abbiamo pubblicato, svinciazzato sarebbe diciamo, cioè come rimontare una giacca dentro e fuori. Poi abbiamo capito che era il momento di finirla. Maria dice no, siamo stati inseriti nella RAIS, sapete, il registro delle eredità immateriali, diciamo. Dobbiamo continuare. E allora introducemmo il premio ai Cantastorie, alla cartina, perché i Cantastorie ci sono, e sono tanti, con diverse sfumature, perché ogni volta si parla dei Cantastorie, non ultimo abbiamo avuto così uno scambio di idee con Pasquale Scimeca a Paternò, si parla sempre del passaggio al passato e con nostalgia, perché c'erano i Cantastorie. Certo, c'erano i Cantastorie di origine contadina, gente semplice, a volte analfabeta, scavata dal sole, del sole della terra, dai lavori, eccetera. Quelli sono finiti. Stasera abbiamo premiato uno in Beccia, sarebbe ancora originale, che conserva tutte queste caratteristiche, però continuano ad esserci nuove Cantastorie che hanno il torto, poverini, di essere laureati. Che fa? Si sparano? Per questo ti chiedono scusa, sapete, con molta umiltà. Dice: scusate, c'è la laurea, ora che faccio? Si chiamano corrotti questi perché sono imbevuti di una certa conoscenza, però ce ne sono tantissimi e ce ne saranno ancora. Quindi non parliamo di Cantastorie come un mondo che è finito, ce ne sono tanti. Noi ne abbiamo premiati 11 con questo di stasera, Maria, è vero? E tantissimi potremmo continuare, perché abbiamo censiti di qualità, almeno 21, degni di
questa, ecco, poi ci sono cantautori, poi ci sono gruppi, poi ci sono, la Sicilia è tenuta molto ma molto viva. C'è stata un'esperienza che ha destato una querella per qualcuno di voi conosce, forse anche il professore, perché c'è stato il tentativo della, ben riuscito dell'associazione Gli Ultimi Cantastorie di Ragusa, di Franco Chibiti, che nel 2016, in collaborazione con il Centro Studio, naturalmente si fa sempre in rete, oggi si dice, è riuscito, insomma, che la tradizione di cantastorie è stata inserita nel RAIS pure, era il 2016, RAIS, allora da lì è nata l'ambizione, si tratta molto ambiziosa la cosa, quella di ambiziosi, questo signore, questa associazione con altre associazioni messe in rete, sono diventate tante, tutti di cantastorie, di proporsi all'UNESCO, una cosa ambiziosissima, e perché i pupi dopo 11 anni di lotte entrarono a far parte dell'UNESCO, ma anche noi eccetera eccetera, e ha contagiato positivamente il mondo, che c'è di male se una spina a questo massimo livello eccetera, poi non ce ne esce, ma ci hanno tentato, è come le utopie, ci aiutano a correre, gli dici maestro perché non riesco a ciuffarlo mai, ma l'utopia se non la potrai mai ciuffare, ma ti fa correre, ti rende vivo. E allora c'è stata questa proposta, questa idea di fare rete, ed è nata l'associazione Cantastorie Siciliane, ora non lo sapete forse, e di recente costituzione l'associazione. Sì, ed è, diciamo, capitanata, uso questo bel termine, insomma, militaresco, da Luigi Di Pino, che è un cantastorie del XXI secolo, che ha un bel pedigree per quanto riguarda essere cantastorie, sa essere cantautore, sa essere immagine. Ora, c'è stata una querella, come a dire, e questa la devo dire, come a dire che i cantastorie non possono accedere, dicevano alcuni amici nostri, all'UNESCO. Dicevano che non possono accedere in quanto ribelli, il termine era ribelli. Ora io dico, Dario Fo, ne conoscete più ribelli di lui? Si abitava a Cagliese, si abitava con tutti i poteri forti, eppure vinceva il Nobel. Che bella soddisfazione contro quei poeti che si masturbano con le parole, e io dove facevo giullare a prendere per i fondelli tutti, vincere il Nobel. Questo ci ha riscattati tutti, ci ha riscattati tutti. Ebbene, i cantastorie sono ribelli, ma ribelli perché? Perché lottano la mafia? Sono gli unici che restano nelle piazze a lottare la mafia, Ciccio Musacca ci hanno detto la piazza. Anche quando i sindacalisti scappavano, loro rimanevano in piazza, sono ribelli perché lottano la mafia, potete dire l'UNESCO è mafiosa, che non li accetterebbe. Oppure perché scrivono la vita dei santi, tutti i cantastorie hanno scritto la vita dei santi, dove è il nostro? Tu non hai scritto la vita dei santi? No, ma tutti scrivono la vita dei santi, tu no, però molti scrivono la vita dei santi. Quindi tutta questa ribellione, dove, che cos'è, una lobby ebraico-protestante, quella dell'UNESCO che non li vuole? Oppure perché erano comunisti, perché, ricordiamoci che quella gente lottava per il pane, erano contadini, allora ci vantiamo e ci prendiamo quell'aspetto di essere originali e primitivi in un mondo contadino, però non accettiamo che poi politicamente sono contro i poteri forti. Quindi che cos'è l'UNESCO? Fascista? Allora è ebraico-protestante, fascista e anche mafiosa? Perché non dovrebbe accedervi? Perché i miei colleghi sottolineano alcuni di questi questo aspetto e hanno creato questa spaccatura? Quindi questa era una parentesi, possono sognare l'associazione della storia siciliana, possono sognare tutti, di fatto è da sottolineare che cantastorie ci sono e ci saranno, suppongo, ancora nelle varie forme. Quindi non parliamo su questa cosa di nostalgia al passato che fa calare un latte, dicevano a Catania anticamente. Non il prezzo del latte, in un altro senso. Allora, passiamo noi ora all'altro premiato. Il nostro faro ha fatto una zoomata su un cantastorie che conserva tutte quelle peculiarità necessarie per essere cantastorie. Il cartellone, la chitarra, la dimensione visiva, fonico, gestuale, i versi che si scrive, le storie che si scrive, se le scrive in versi, anche se tratta, come stasera ci farà la Lupa, poi è tratta da Giovanni Verdi, si capisce, ma lui l'ha fatta in versi, musicandola con o cadenze tradizionali dei cantastorie, addirittura innovandole con una sua tecnica personale. Spesso si arriva da autodidatta, quindi il cantastorie è un self-made man, direbbero oggi in inglese, già visto che siamo imbottiti tutti, se inglesismo, si fa da sé tutto, Indo sa canta e Indo sa suona. Ma un personaggio come il nostro Giuseppe Castello, che giunge da
Monterosso Almo, lui esordisce nel 94, due note dobbiamo dire, all'interno di una manifestazione di presepi. Sapete, si fa il presepe, allora si ricreano le situazioni e lui era lì a fare il cantastorie. La figura del cantastorie però ha preso sempre più forma, uscendo fuori dalla cornice iniziale della manifestazione natalizia, e diventa più corposa. Ci ha creduto, ci fecero credere, ma ci ha scommesso. Nel tempo Castello comincia a cantare, a raccontare storie che vanno dalla tradizione popolare letteraria a tematiche di accadimenti e riflessioni contemporanee. Dietro le mie spalle vedete Emigrante. Dici, mi Emigrante, ma quello è antico. Non è vero, è contemporaneo. 250.000 giovani, Casanzonite, in aereo sono andati in Inghilterra, emigrati in questo ultimo decennio, dalla ristorazione all'ingegneria informatica. Abbiamo perso 200, che cliccate instant, emigrazione italiana, 250.000 giovani, comunque italiani sono andati solo in Inghilterra. Quindi l'emigrazione continua, è cambiata la forma, la sostanza no, e quindi questa contemporanea è autore di testi delle storie, come dicevo prima, ed ha esperienza in campo teatrale, musicale e poetico. Non sapevo che tu avessi fatto, per esempio, esperienze teatrali, ma certo, quella presenza scenica è tipico di chi ama anche il teatro. Le musiche sono tutte sue, come vi dicevo, stasera ci farà sentire La Lupa, inizierà con Emigranti, quindi ce lo godiamo e passiamo dalla parola profonda e dettagliata del professor Buttinta alla musica e al canto di Giuseppe Castello. Quando l'uomo è stato un tal mondo, rompunto a nauso, aiuto sempre ieno. Quando è stato fame, freddo e fene, ristrato ha varcato le confine, lasciando case, amici, cotturrine, costumi, usanze, santi e processioni. Partendo tra le lacrime e le piante, varcando il mare sopra i bastimenti. Non sapete come partivo? A Montezano stava far male, da prua delle navi e fredde viente, a bottaterre strane assai lontane, che in scarpe rotte vistute le lente. E avevano risprezzato ambiente strane, come carne e magia non riscannare, da un mondo sconosciuto a tribolare. Queste sono parole scritte da Edmondo de Amicis a fine dell'Ottocento. Parlava le navi carre che erano italiane, trentine, venete, friulane, abruzzese, lucane e siciliane. Tanto in Italia si patia la fame, in casa non si potevano abitare, ora le cose su o contrario. I carretti lo mare ci barcono in Sicilia. Vediamo ogni giorno andate voi, sbarcare i migranti tutto il mondo. Cristiane case vendono ogni cosa, famiglie case perdono rotondo, pensando a trovare un paradiso, e tante volte dopo non lo fanno. Io mare stesso è per davvero, per tante poverine un cimitero. Il mare stesso è per davvero, per tante poverine un cimitero. Non ricordiamo tutti di un barriere, un sbarco nella carretta del mare, da spiaggia a Cavicino, le Sampiere, con l'onde che facevano scantare e quando le potevano annare, e a spiaggia, fino a dopo una settimana, non era sazia ancora di carne umana. A gente temurata, lo signore, se fa il cuore di cosigna croce, pensando che trovare i pescatori, domani roba zappi egregi amici, cristiani, vecipisci, se signore, tranne in rete, se ci secco la luce. Dopo un notte romano un bastimento, e morte ne contarono 300. Dopo un notte romano un bastimento, e morte ne contarono 300. Tutti i giorni ci sono queste notizie.
avvistata una nave con 300 clandestini a bordo, scortata fino alla porta di Pozzallo, una nave piena di clandestini. A oggi, tre paralici, lo governo, ne sbarcano Roma, sta e via. E niente, caveriamo queste persone, che vengono sprovviste di ogni cosa, facciamo come un ricco e bolone, chiudendo le porte della casa, qualche mura, curando il bastione, quante volte proprio questa scusa, non bastano però pure soldati, per terra e mare arrivano le sprate, non bastano però pure soldati, per terra e mare arrivano le sprate, che le carrerie sono a passare, San Giuliano, non c'entro l'accoglienza. Qualche giorno non dice proprio a ingazzarare, fino a che se c'è una la licenza fu scritto in tutto il deserto a ritornare. Però poi sono partire a tornare, conosce un mondo, non si disturba, perché conosce un mondo, c'è la democrazia, dove so c'è fame, guerra e carestia, dove conosce un mondo siamo tutelati, dove so sono sfruttati e martoriati, ci rapinami in venera la sua terra, e per farlo ci arrivamo a mia guerra, per debiti tiriamo su te fieri, andiamo la ricotta ai desieri, per debiti tiriamo su te fieri, andiamo la ricotta ai desieri, non vieno, o signore, gente armata, non viene un capo forza a prepotenza, sono popoli e nazioni disperate, che mancano le pene di sostanza, cantorni la campo affamati, e niaccia mia bene che avanza, veniendo si caro ogni sostanza, e niaccia ci rubiamo la speranza, veniendo si caro ogni sostanza, e neanche ce l'avamo la speranza. Neanche facciamo parte delle lette, assettate insieme a chi di oggi otto, che tienono da testa le profitte e che hanno in borsa fanno lo caffotto. Però terzo mondo, un ricco, se ne fotte. E non ci interessa se ave o no diritti. Arraffanno le materie più preziose per stare buone noi, facciamo abusi. Com'è? Com'è che ne scordiamo la nostra storia? Re pene capatieri di pace in anni, finiamo di cancellare la memoria, re pene capatieri per tanti anni, re ca, partito l'onda migratoria, l'inchierno italiano e mezzo mondo. A sola differenza è caspetina, che chi scopa muore e viaggia prima. Ah, sulla differenza è caspitina, che chi stufa non muore neanche prima, perché signori miei, sa gente inaffamata vuoi scappare, se campa a mezzo banco vuoi scappare, se sente scrucciolarmi vuoi scappare, se c'è la ITS vuoi scappare, se un pene non vuoi dormire vuoi scappare, se i figli un po' campare vuoi scappare. O mondo ricco non schiavizzare, lo mondo ricco non lascia l'acquare, non tutte le ricchezze sa pigliare, e non a pensare, solo so che fare, ce l'ha a venire di spadroneggiare, c'è guardi mondo non si può affamare, sul ricco sa comincia a limitare, o povero finisce di emigrare. Cosa comincia a limitare, un povero finisce di emigrare. Nino Risugna. Bravissimo.
centro, al centro. Giuseppe Castello risponde a tutti i canoni della più autentica tradizione dei cantastorie. Ha recuperato modalità espressive della tradizione letteraria e musicale della Sicilia e lo stile dei vecchi cantastorie con l'intento, tramite il canto, conto delle storie, di dare dignità e attualità alla figura di questo antico cantore. Per questo il trofeo Turidu Bella 2018, 27esima edizione, da Giuseppe Castello e premio. Due piccole cose, provvederemo, purtroppo è successo un piccolo incidente e quindi rimetteremo le cose a posto. Io non farò un Alfio Patti, il quale ha una vastità di cultura che voi avete apprezzato, a me manca due cose, la cultura e anche la voce, però nonostante non abbia la voce voglio dire una cosa. Io con Maria Bella vediamo quotidianamente la vita del Centro Studi Turidu Bella. E qui ci sono delle persone che assieme a noi soffrono perché vediamo un disinteresse totale verso quelle cose che invece ci dovrebbero attrarre e coinvolgere maggiormente. Per quello che abbiamo sentito, che spiega le parole che io voglio dire, che sto dicendo, una indicazione di lancio. Maria Bella ha invitato tutti noi, ma non ci ha costretto a venire qui. Io vi pregherei, uscendo da qui, se qualcosa ci è rimasta, ognuno nel proprio ambito, si faccia messaggero del messaggio implicito in un incontro come questo, che vuole dare a noi un senso storico e un senso di futuro. Lo dico a noi sia come individui, io ho scoperto una legge banale, uno più uno fa due, o può fare molto di più. Se io parlo con qualcuno accanto a me, con l'altro ne parlerà con un altro, e possiamo innescare una catena virtuosa. Questo vale molto di più per chi riveste dei luoghi pubblici. Anche loro, come me, non sono stati costretti a venire qui, la loro presenza è estremamente gradita, ma potrebbe essere molto più proficua se questi problemi di cui si parla, almeno l'emergere dei problemi di un fenomeno così bello come quello che stiamo stasera vivendo, può essere trasformato in opportunità. Quindi vi chiedo scusa per avervi annoiato per qualche attimo. Però vi dico, non banalizziamo la nostra presenza qui con un trascorrere di un'ora, un'ora e mezza, quelle che più o meno gradevolmente, a uscire dalla porta e dimenticarci. Grazie.